Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlare di un argomento particolare, il microchip per i cani, obbligatorio. Mentre vi parlo di questo argomento, vi prego, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, è gratuito, così non vi perdete gli altri video che usciranno. Lasciate anche un like al video e un commento, così possiamo aver modo di conoscerci meglio. Conosco e conosciamo benissimo l'argomento e l'obbligo di mettere microchip ai cuccioli entro i 60 giorni dalla nascita. Questo lo deve fare l'allevatore o comunque il proprietario della fattrice che ha fatto i cuccioli. Lasciamo perdere quegli allevatori che si studiano di tutto pur di non intestarsi i cuccioli, perché non vogliono far sapere quanti cuccioli fanno in un anno. Altrimenti, se dovessi affrontare tutti gli argomenti, non finirei più di parlare. Io voglio affrontare un altro argomento. Dato che è obbligatorio il microchip, le strutture pubbliche, come l'ASL veterinaria, mettono a disposizione un veterinario gratuito per inserire il microchip. Fanno pagare pochi euro solo per il microchip, ad esempio 3,50 euro, 3 euro. Purtroppo ho notato che alcune ASL però non sono sempre a disposizione nei tempi che uno in quei tempi che uno ha bisogno di inserire e questi si rendono disponibili una volta ogni 6 mesi oppure ogni 2 mesi, eccetera, costringendoti ad andare da un veterinario privato. Premetto che la mia ASL veterinaria funziona benissimo per il momento e sono sempre disponibili. Ma in una discussione fatta con il veterinario della mia ASL, quando lui mi ha detto, che un giorno lui sarà sostituito da altro veterinario perché andrà in pensione e non si sa se il servizio sarà uguale oppure, solo a periodi come le altre ASL, io gli ho detto che non lo trovo giusto, in quanto io ho dei tempi da rispettare per avere questo microchip del cane, anche perché oltre a farlo nei 60 giorni esatti, dopo devo portare i dati del microchip all'ENCI per i pedigree. Lui mi ha risposto che loro non hanno nessun obbligo di stare nei tempi e se noi vogliamo possiamo andare da quelli privati. L'obbligo praticamente è solo nostro. Ora, io mi chiedo, quando è nato l'obbligo di andare a scuola per i bimbi dai 6 anni, quindi dalla prima elementare, le strutture pubbliche mettono a disposizione le scuole nei tempi prestabiliti. Non è che ti dicono c'è l'obbligo dai 6 anni, però loro magari te la mettono dagli 8 anni e dicono nel frattempo vai a quella privata, no? Non le mettono in ritardo, e la stessa cosa vale per i vaccini obbligatori. Non ti fanno aspettare che hai 20 anni per farli. Intanto ti dicono di andare in una struttura privata per fare i vaccini. Allora, perché per i microchip non viene previsto un obbligo alla struttura pubblica di farlo nei tempi prestabiliti senza costringere ad andare a una struttura privata? Chi conosce la risposta è pregata di lasciarla nei commenti. Grazie per aver seguito la conversazione e buona giornata a tutti.